La compilazione del questionario spetta alla sede centrale della tua istituzione non profit. Questa è identificata dall'indirizzo prestampato sulla prima pagina del questionario. Il questionario richiede informazioni relative sia alla sede centrale dell'istituzione non profit, sia alle sue unità locali. Per unità locali si intendono le sedi operative identificate dallo stesso codice fiscale. Il questionario è diviso in sezioni che raggruppano diversi quesiti. Le sezioni devono essere compilate per intero. La compilazione inizia con le notizie relative al compilatore e i contatti dell'istituzione non profit. Queste informazioni saranno utili per contattarti se necessario. La sezione 1 riguarda i dati anagrafici dell'istituzione non profit e lo stato di attività. La sezione 2 contiene i quesiti sulla struttura organizzativa, forma giuridica, base associativa, ambito territoriale, reti di relazione e rapporti con le istituzioni pubbliche. La sezione 3 riguarda le risorse umane impegnate nell'istituzione non profit e distinte tra volontari, personale retribuito, altre risorse umane presenti. La sezione 4 richiede informazioni sulle risorse economiche dell'istituzione non profit. La sezione 5 raccoglie le informazioni sulle attività, il settore in cui opera l'istituzione non profit, i servizi erogati e i destinatari di tali servizi, gli strumenti di comunicazione e le modalità di raccolta fondi. Nella sezione 6, l'istituzione non profit deve indicare se ha unità locali e inserire le informazioni richieste. La compilazione di alcuni quesiti richiede il preventivo reperimento delle informazioni necessarie. Succede, ad esempio, per il numero dei soci, le risorse umane e il bilancio. Per una più agevole compilazione, assicurati di avere queste informazioni prima di accedere al questionario. Il questionario raccoglie informazioni sulle istituzioni non profit relativamente al 31 dicembre 2011. Si fa riferimento a date diverse solo nei casi espressamente indicati nei quesiti. Il prossimo video ti spiega come rispondere ai quesiti più complessi.